thank uh you -huh. Ciao, no, io Bentornati sul mio canale. Sono Salvatore, questo è Guitar Khan. Allora, oggi volevo parlare su eh, come ottenere un suono che sia un buon suono con la nostra strumentazione. Allora, io parto dall'assunto che per ottenere un suono servono due cose fondamentali: e questa è la mia teoria. Ovviamente, poi ne esistono milioni di altre, ma credo che questa sia insomma, quella che è più verosimile per avere un buon suono noi chitarristi che siamo fissati con questa cosa del buon suono, dobbiamo avere fondamentalmente due cose, anzi tre. Una chitarra che suoni, che suoni bene, un amplificatore che sia fatto bene, e quando io intendo che sia fatto bene, non intendo transistor o valvole, ma che secondo me abbia una caratteristica che è fondamentale per poi ottenere un buon suono, un ottimo clean. Una grande headroom, se abbiamo, e eh, la terza cosa, un buon cavo per collegare chitarra eh, e amplificatore, se abbiamo già queste cose, diciamo che siamo al 90% secondo me del nostro lavoro: nel senso che è facilissimo eh, oggigiorno. Eh, con la, la strumentazione, come potete vedere, anche una, una telecaster della Squire, la Classic Vibe 50, ha un ottimo suono e anche con un budget limitato si può prendere un uh, amplificatore a transistor che abbia un ottimo clean che poi diventerà un mangia pedali ecco, questione dei pedali quindi ammesso che noi abbiamo una chitarra che suoni ammesso che, che suoni bene ammesso che abbiamo un, uh, un amplificatore con un ottimo headroom e con un ottimo clean tutto quello che c'è in mezzo tra la chitarra e l'amplificatore secondo me più e più pedali mettiamo tra la chitarra e l'amplificatore, più tendiamo a complicarci la vita. Quindi io sono solito fare una configurazione minimal, cioè un overdrive, un boost, e vado nel canale clean del mio amplificatore, che vi ripeto deve avere un clean decente, molto buono. E con quello già riesco ad avere il mio suono che può andare dal crunch fino al lead poi ovviamente dipende da quanti overdrive ci mettiamo tra la chitarra e il canale clean dell'amplificatore dopodiché nel, nelle, nel loop effetti al massimo al massimo ci butto dentro se l'amplificatore non, già non ha un riverbero ci metto dentro un riverbero magari se mi serve un po di delay e magari se mi serve un po di chorus come potete vedere i pedali che utilizzo io sono 5 perché e questi 5 pedali tra l'altro li utilizzo con la tecnica dei 4 cavi infatti come avete sentito prima gli effetti di modulazione eh, li butto nel, nel loop effetti quindi eh, diciamo la catena si divide tra quella che è la linea che va dalla chitarra ed entra direttamente in, nel jack dell'amplificatore quindi solo la sezione overdrive e poi nel, nel loop effetti metto tutto quello che è la modulazione l'ambiente riverbero delay chorus e vi ripeto io mi fermo qua nel senso che non mi va di eh, mettere tante robe tante quello che potrei e dovrei mettere sinceramente nella mia pedaliera sarebbe una, un pedale accordatore però d'altronde esistono questi bici che sono così comodi che insomma è veramente Traumatico, dover mettere un altro pedale nella pedaliera quindi crea spazio un altro filo, un altro jack di alimentazione. Sinceramente, è molto più semplice così. Anche se sarebbe buona regola eh, nella eh, sezione overdrive avere eh, anche un, un accordatore, che sia un accordatore fatto bene. E sarebbe buona norma avere anche un pedale del volume, cosa che però è sopperibilissima i potenziometri alla chitarra del volume e che quindi insomma riusciamo a gestire al meglio diciamo che il pedale del volume è una finezza così che se c'è meglio se non c'è amen ah, si fa lo stesso quindi io ad esempio ora ho una pedaliera una piccola pedaliera fatta su una uh, lastra di alluminio che me la sono autocostruita con quattro pedali quattro pedali e tra l'altro nel loop effetti oltre al delay ho, un, uh, ho messo un overdrive della MXR semplicemente per boostare quando mi serve il canale distorto dell'amplificatore perché partiamo da questo, cioè non è che voi non possiate usare il canale distorto dell'amplificatore anzi ci sono degli amplificatori che hanno un canale distorto che è meraviglioso ma come ad esempio io nel mio caso che, ho un, che uso un Fender lo sappiamo tutti insomma qual è la caratteristica del Fender: il clean che è eccezionale, magari un attimino la distorsione, anche se a me piace. Sinceramente, però la distorsione va aiutata in qualche modo. Quindi, io ho messo nel loop effetti questo overdrive senza girare il potenziometro del, dell'overdrive, dell ma solo quello del, del volume in modo da utilizzarlo come un boost, alla fine un boost quello è, voglio dire, è qualcosa che agisce sul controllo volume, al di là del fatto che poi ci stanno boost che aumentano il gain, aumentano il volume, quindi sono differenti, però quello che serve a me è solo aumentare il volume. Quindi partiamo dal presupposto che secondo me, questa è la mia opinion eh, opinione personalissima, tra la chitarra e l'amplificatore ci deve essere eh, meno roba possibile perché io per esempio quando provo un amplificatore provo sempre il clean, del canale distorto sì mi interessa, però credo che sia più una ragione anche eh, per il territorio musicale in cui mi muovo, se facessi metal la cosa fondamentale sarebbe valutare il canale distorto, mentre invece valutando bene un canale clean devo dire la verità che mai e poi mai ho avuto problemi poi a crearmi il mio suono con un semplicissimo overdrive, un semplice boost e amen. E, e quindi da questo nasce anche il fatto che io abbia amplificatori che poi fondamentalmente non sono tutta questa cima, a parte magari il Fender e il um, PV Classic 30 che ora non vedete, ma utilizzo anche due PV che hanno un ottimo headroom, hanno un buon clean e sono dei mangiapedali eccezionali insomma. Al di là del fatto che poi eh, molti pensano che gli altoparlanti di questi due pivi insomma lasciano il tempo che trovino, sinceramente io non ho mai avuto particolari problemi con i coni che ci sono montati su. Certo è se ci mettessi, che ne so, un Celestion super mega galattico, il suono ne ne acquisterebbe in qualità però devo dire la verità che non ho mai sentito la necessità di cambiare quindi ragazzi secondo me quello che bisogna valutare vi ripeto per la terza volta una buona chitarra questa per esempio nonostante il suo prezzo è una buona chitarra un buon amplificatore con un buon clean e mettere meno roba possibile tra la chitarra e eh, l'amplificatore tra l'altro poi c'è da considerare anche un fatto che oggigiorno il digitale sta prendendo sempre più strada io ad esempio mi ricordo una decina d'anni fa forse anche più comprai la mia boss gt10 che sì ti dava il mondo di effetti non effetti però all'epoca devo dire la verità che il digitale non mi soddisfaceva più di tanto insomma oggi devo dire che la questione è cambiata totalmente Già per esempio per registrare in casa hai basta una scheda audio, dei plugin, un software di gestione del suono e siete a posto. La siete a posto in, in senso veramente eccezionale perché eh, la qualità del suono è aumentata ad un livello pazzesco. Oggigiorno con pochissimi soldi si riesce ad avere quello che... 10-15 anni fa ci volevano migliaia di euro per averlo e parliamo anche già solo delle chitarre Insomma, le chitarre anche low cost oggi giorno hanno una qualità che all'epoca ci sognavamo insomma. quindi anche se doveste eh, andare sul digitale quindi magari eh, qualche amplificatore a transistor io sinceramente non vedo il problema dici vabbè ma perché tu hai tutti gli amplificatori a valvole c ho amplificatori a valvole semplicemente perché Amo quel tipo di dinamica quando mi riesce di, di usarla, eh, però mi piace, mi piace il fatto di dover stare là a aspettare che le valvole si riscaldino. Insomma, è una questione di gusto mio personale, però se dovessi dire a qualcuno che inizia oggi prenditi un amplificatore a valvole, no, assolutamente, prenditi un amplificatore a transistor. Tra l'altro ce l'ho anche un amplificatore a transistor, un Fender Stage 185. Di qualche anno fa che funziona benissimo è un suono da paura però anche lì ha un suono clean da paura che io vado a modificare con la mia piccola pedaliera cercando di essere sempre minimal ho visto che ci sono anche alcuni che utilizzano almeno ai miei tempi pedaliere digitali usate su amplificatori valvolari sinceramente lì ai miei tempi faceva abbastanza schifetta la, la questione, oggi sinceramente non l'ho provato, non saprei però vi posso assicurare che in commercio ci sono delle pedaliere che fanno paura, hanno un suono da paura e anche oggi, vi ripeto, con una piccolissima scheda audio e un software su un comunissimo computer si riesce ad avere un suono meraviglioso, bisogna smanettarci un attimino ma oggigiorno è molto più semplice di quando di quando io suonavo molto più frequentemente, quindi veramente, veramente molto più semplice, con pochi soldi vi fate un setup da paura. Quindi raga, ammesso che una regola generale non esista per avere un, un suono il più perfetto del mondo, quello che io vi posso dire è che eh, oggi, oggi è semplice, oggi si può fare. E però bisogna secondo me seguire il, uh, il consiglio che vi ho dato io provate prima ad avere un ottimo suono di base poi dopo ci mettete tutto quello che volete tra la chitarra e l'amplificatore sempre facendo attenzione di trovare un equilibrio tra i vari componenti quindi raga eh, fondamentalmente bisogna tentare però bisogna tentare avendo una buona base da cui partire quindi un'ottima chitarra e un buon amplificatore con un ottimo clean che dire decente, no un ottimo clean quando avete queste due cose già siete al 90% della vostra ricerca spasmodica del suono super mega galattico alla David Gilmour o a chi volete voi. Quindi, ragazzi, sperando di esservi stato utile, io chiudo questo video che ho già parlato troppo. Vi ringrazio se il video vi è stato utile. Appunto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video e come sempre, ragazzi, io dopo faccio una demo la sparo sul mio canale se vi va una, un, più che altro un'improvvisazione non una demo se vi va andate a guardarvi pure quella io vi saluto vi auguro buona giornata e ricordatevi mettetevi un like e iscrivetevi al canale ciao a